Cheetah's Law is a network of cities where living is easy. It was born in 1999 and Orvieto is one of the four founding cities. Our school has been collaborating with Cheetah's Law for many years. We wish to thank Cheetah's Law with our project, Retails from the World. This is our project, Retail from the World. Hola, me llamo Mateo, tengo 13 años y hoy para Cheetah's Law he preparado una fábula española. Se llama La leyenda de los gigantes Cristóbal y Eulalia. Je m'appelle Rosa, j'ai 12 ans. Et pour Cheetah's Law, j'ai préparé un conte de fées en français intitulé La cigale et la fourmi. My name is Georgia, I'm 13 years old, and I prepare for Cheetah's Law, a fairy tale, The Three Little Pigs. My name is Ricardo, and I'm 12 years old. For Cheetah's Law, I prepare The Fairy Tale, The Little Red Hen. Cheetah's Law is an investment for future, to rediscover our identity, our territory, and our local culture. E ora vi presentiamo la nostra fiaba, si intitola I giochi del passato. Una nonna racconta alla propria nipote come giocava da piccola. Il rispetto delle regole era molto importante. Present you our fairytale granny's games. A granny tells her nice how she used to play. When she was a child it was very important to respect the rules. Era nella sera del pomeriggio e Rosa aveva appena finito di studiare storia quando sua nonna Lavinia entrò in camera e mentre posava sulla scrivania la ciambella al cioccolato disse: Hai finito di studiare? Sì, grazie, non ho finito, posso andare al parco? Se hai finito, esci pure. Rosa prese un biscotto, uscì di casa e si diresse verso il parco, dove i suoi amici stavano giocando a calcio, ma i giocatori commettevano molte scorrettezze. Ma dove la passi? Ma dove la passi? Mamma mia, che scherzo! Ma fermate, ragazzi! Fermate, non avete mai sentito parlare di questo? No. Giocando correttamente ci si diverte. Rosa aveva assistito a tutta la scena e tornata a casa raccontò tutto a nonna Lavinia. Ciao, com'è andata? Bene, purtroppo ci sono sempre dei ragazzini che non rispettano le regole mentre giocano. Sai, ai miei tempi era tutto diverso. Si giocava a pallone, ma c'erano anche altri giochi e soprattutto si seguivano le regole. Certamente poteva capitare di sbagliare, ma tutti si prendevano le loro responsabilità. Esistevano anche i furbetti che cercavano di parare, ma spesso venivano bloccati. No, ma tutto piccolo, cosa giocavano? Oltre al calcio giocavano a campana, non so se lo conosci. Ricordo che Samuele era un vero campione. Oh, ho sbagliato, che mal destra. Quello non era un ramo, era una mano. Ops, mannaggia, ho cercato la lì, sono proprio male. Per riuscire in questo gioco bisogna fare solo attenzione. Bravissimo! Ma tu non lo lancio. Bravo Samuele! Qual era il tuo gioco preferito? Il mio gioco preferito era lupo mangia frutta. Davvero? Non lo conosco, come si gioca? Un giocatore era il lupo, che doveva correre da altri bambini che facevano invece i frutti. Dopodiché, una volta che li aveva presi, aveva far finta di mangiarli. Quando ero io il lupo ero velocissima e non mi sfuggiva nessuno. Sono il lupo, non mi sfuggire. Prova a prendermi! Ah, ti schiaffa! Mi piaceva anche saltare la corda. Ricordo che una mia compagna di nome Carolina rimbalzava sempre sul viso le trecce che sua mamma le faceva movimenti e lei perdeva la concentrazione e sbagliava sempre. Dai Carolina, ora tocca a te. Coraggio, non sbagliare. È tutta colpa di queste trecce, mi coprono gli occhi e mi confondo. Un altro gioco che ci piaceva molto era nascondino. Passavamo le ore a giocarci. Sarà libera tutti! Brava Ginevra!
Sono molto divertenti questi giochi. Quando eri piccola sei stata molto fortunata, potevi giocare al parco o per strada e avevi molti amici. È vero, sono stata molto bene da piccola, ho avuto un'infanzia felice. Ma non ti ho raccontato del gioco che facevamo quando eravamo in tantissimi, una vera banda. Lo chiamavamo omino ghiaccio, era una specie di acchiapparella, solo che quando si veniva presi si doveva rimanere immobili come ghiacciati. A quel punto i compagni dovevano liberarci. Rosa rimase molto colpita dalle parole della nonna, perché aveva capito che solo seguendo le regole e rispettando tutti ci si diverte e si cresce. Quel giorno Rosa aveva imparato una grande lezione che l'avrebbe accompagnata per tutta la vita. By respecting the rules, we grow and learn to be citizens of the world.